Il Consiglio regionale della Toscana ha celebrato questa mattina con una seduta solenne il Giorno della Memoria. Il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, a Roma, assieme al Presidente della Giunta regionale, Eugenio Giani, e al portavoce dell'opposizione, Marco Landi, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, è intervenuto da remoto. È importante esserci nel Giorno della Memoria, perché quello che è accaduto non accada mai più. Sembra tutto così scontato, ma basta vedere quello che è accaduto soltanto pochi giorni fa a Campiglia Marittima, un ragazzo preso di 12 anni, preso a calci e sputi soltanto perché è ebreo. La parola è passata poi allo storico Michele Sarfatti. Contro l'antisemitismo e contro gli altri razzismi bisogna continuare ad agire, a educare, a riflettere, in modo particolare nelle scuole, all'interno delle famiglie, con attenzione particolare ai ragazzi che trovano su internet di tutto e di più, e bisogna che conoscano, studino, riflettano e si pongano dei perché. A concludere la seduta solenne del Consiglio regionale, l'intervento del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha detto: la Toscana deve offrire una ferma risposta all'episodio avvenuto a Campiglia Marittima, un evento che ci dà il senso di quanto sia importante la diffusione della cultura della memoria. Infine, la consegna del Pegaso d'argento al professor Sarfatti.